Buongiorno a tutti e ben ritornati sul mio canale Tutto dal Web. Grande ansia per Oblak, l'attaccante del Milan ha fatto perdere le sue tracce, l'ex attaccante infatti sarebbe disperso da 14 giorni. Nessuno infatti ha più notizie da allora. Giovane attaccante del Milan in prestito in Svezia, non rinunciamo alla speranza che torni. Da notizie che girano sul web da 2 settimane pare che il giocatore non si presenta agli allenamenti della sua squadra senza telefonare o dare nessun tipo di avviso. Tony Martinson, il direttore sportivo del club svedese, ha provato a contattarlo senza riceverne però alcuna risposta. Una situazione che ha fatto subito scattare il campanellino d'allarme. Robak non si trova più e alle TV locali gli appelli si sprecano. Tutta la società, infatti, è disperata per la scomparsa. Voglio sapere se sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos'altro possiamo fare. Ho provato a chiamarlo molte volte, ma è difficile raggiungerlo. Voglio che venga qui. Possiamo trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire se non lo vediamo da 14 giorni. Robak è arrivato in Svezia lo scorso marzo in prestito dal Milan. È un attaccante della classe 2003 e il club di cui è proprietario fa parte del club di cui è proprietario Zlatan. All'arrivo, infatti, in Italia era stato dipinto come uno dei talenti emergenti del calcio svedese.